Sì, lo sento, siamo in Prego. zona lusso ormai da tanto, in campagna i contagi continuano ad essere alti, cos'è che non sta funzionando? E questo è un tema importante perché stiamo da 2 mesi in zona rossa e la Campania presenta il più alto numero di contagi, il più alto numero di giorni in zona rossa, il più alto numero di giorni delle scuole chiuse e tra i più alti numeri di vaccinati nella quota altro, di cui vorremmo sapere chi sono. Quindi evidentemente c'è stato più di qualcosa che non ha funzionato. Io credo che è venuto il momento di cambiare completamente strategia. La prima, il governo assuma immediatamente il coordinamento nazionale del piano vaccinale e finiamole con le boutade giornaliere che non potranno produrre nessun effetto ma solo confusione. E poi io sono assolutamente dell'idea, adesso che sta per entrare nel pieno la primavera, che bisogna utilizzare, contrariamente a come si è fatto finora, gli spazi all'aperto. Noi lo facemmo un anno fa, addirittura la Regione Campania impugnò al TAR alcuni nostri provvedimenti, poi alla fine ha avuto torto. Quindi noi vorremmo che si vada in quella direzione. Aperture, aperture, aperture dei luoghi all'aperto, dai boschi ai parchi, alle strade, e consentire quindi alle attività culturali, alle attività sportive, alle attività commerciali, economiche, della ristorazione e non solo, di utilizzare gli spazi all'aperto. Perché io credo che in questo modo le persone stando più all'aperto il contagio secondo me diminuisce, aumentando poi il piano vaccinale che incoraggia, perché ho il dubbio che alcune attività si stiano facendo sempre di più al chiuso e questo sicuramente non aiuta. E non deve passare l'idea che chi rispetta le regole poi alla fine non viene premiato e chi magari le aggira in qualche modo sta correndo mentre gli altri sono fermi. Insomma, credo che va rivista la strategia Stato-Regioni che finora non ha funzionato.